Ciao amici di GameExperience.it, siamo tornati qua sul canale ovviamente con una nuova chiacchiera in anteprima, questa volta dedicata a Kingdom Come Deliverance 2. Perché sì, hanno, come avete potuto vedere, annunciato il sequel di Kingdom Come Deliverance e noi lo abbiamo visto in anteprima. Adesso vi racconterò un pochino perché anche in questo caso, visto è un parolone, abbiamo potuto assistere a una breve presentazione che ha dato qualche infarinatura generale di più rispetto a quello che avete potuto vedere voi al trailer che è stato pubblicato, ma non stiamo parlando di un hands-on, quindi di una prova con mano da parte nostra, né di un hands-off approfondito, per cui una visione, diciamo, di superiore alla mezz'ora, possiamo dire così, con approfondimento proprio di meccaniche complesse del gioco da parte degli sviluppatori, quindi magari loro che giocano davanti ai nostri occhi, anche se magari in ambito virtuale, al gioco, e la possibilità quindi poi di fare tutta una serie di domande che possono andare all'interno di quelle che sono le dinamiche del settore. Così vi ho detto anche la differenza tra hands-on ed hands-off, termini tecnici del mondo videoludico da parte della stampa o dei creator. Detto questo, abbiamo comunque potuto farci un'idea su Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance è un fenomeno un po' particolare nel mondo dei videogiochi, perché è uno di quei giochi che è arrivato al pubblico sul lungo periodo, funestato da bug, ma secondo me anche funestato da un periodo storico dove il pubblico non era così dentro al mondo dei videogiochi, e il mondo dei videogiochi non aveva una cassa di risonanza e un'esposizione mediatica così ampia come adesso, quando arriva sostanzialmente l'annuncio, e poi arriverà, dato che è fissato per la fine, entro la fine dell'anno, questo gioco, questo sequel. Dicevo, è un caso particolare Kingdom Come Deliverance, perché è arrivato sul lungo periodo, e la bellezza forse di Kingdom Come Deliverance, della simulazione medievale di Kingdom Come Deliverance, colpisce sul lungo periodo i fan, perché sostanzialmente il modo di approcciarsi a questo genere, di simulazioni è cambiato nel tempo, no? Se noi pensiamo al primo Kingdom Come Deliverance, l'idea di proporre una boemia come quella del XV secolo, quindi intorno al 1400, così cruda e così anche difficilmente pensabile dal punto di vista videoludico, perché sostanzialmente per ripercorrere i passi di un abitante della Boemia del Medioevo sicuramente devi limare tanti aspetti giocosi, andando poi a amplificare le sensazioni di una simulazione molto più realistica. Queste sensazioni qui, adesso, se ci pensate, sono recepite in maniera differente, cioè la simulazione, il walking simulator, piuttosto che l'idea di dover mangiare per sopravvivere, l'idea di potersi avvelenare con del cibo avvariato, sono tutte meccaniche che in alcuni modi sono sempre esistite, ma così radicate in aspetti simulativi di gioco forse nell'ultimo periodo, grazie appunto a tutta una serie di simulatori che sono usciti e che hanno avuto successo, non si erano mai visti forse così tanto amplificati. Di conseguenza, questo Kingdom Come Deliverance potrebbe fare meglio, potrebbe colpire di più nel segno. E perché vi dico questo? Perché quando, insomma, noi l'abbiamo potuto vedere, quello che ci è stato detto, quello che ci è stato riferito, è che è più grande, più bello, più simulativo, è più tutto, è quel bigger, better che, no, solitamente viene faster, stronger, no? Utilizzato poi per dichiarare di solito un sequel di un titolo che comunque ha fatto bene. Proprio su questa linea, secondo me, dobbiamo puntare i nostri riflettori, cioè
Che cos'è Kingdom Come Deliverance e perché, diciamo, simulazione medievale? La storia di Henry, figlio del fabbro, famiglia trucidata, villaggio distrutto, in mezzo sostanzialmente agli inizi di una guerra civile, problematiche socioculturali di una boemia divisa e tormentata da guerre e conflitti, hanno portato il primo Kingdom Come a essere molto in linea con quello che è la visione di un medioevo sporco, duro, crudo, difficile, che sì, trascinava poi tutte quelle meccaniche di sopravvivenza che derivano da quel periodo storico, di conseguenza difficoltà nel procacciarsi il cibo, stare attenti alla tipologia di abbigliamento in base alla spedizione che si voleva fare, perché se il terreno era un terreno non propriamente, come possiamo dire, facile da percorrere, allora potevi incappare in storte, cadere, farti male, romperti una gamba, dover trascinare il tuo corpo fino al nuovo, come possiamo dire, giaciglio su cui poggiare le tue terga per riposare. Ecco, Kingdom Come Deliverance 2 sembra voler fare meglio questa cosa, più profondamente questa cosa, ma proporre una visione del Medioevo totalmente differente da quella che siamo abituati a vedere. E qui, scusate, apro una parentesi, ma questo è il bello di questa chiacchiera, cioè la tosse non la taglierò, rimarrà all'interno di questo video, mi sfonderà la cassa dei timpani. Detto questo, vi spiego meglio. La voglia, ok, di Warner Studios di proporre qualcosa di differente non va a intaccare le sensazioni di quel medioevo simulativo lì. Cioè la difficoltà di procacciarsi il cibo ci sarà sicuramente, la difficoltà di vivere quella vita e le difficoltà di quella vita in quel momento storico rimarranno. Quello che però vogliono fare è che in un mondo come la Boemia, in un ambiente come la Boemia, non c'è solo quel brutto cupo terrore del Medioevo. Ci sono anche luoghi affascinanti, foreste luccicanti, ci sono castelli stupendi che in quel momento storico non sono stati intaccati dal conflitto e che magari in quel periodo per un viaggiatore, per un cacciatore che si aggirava all'interno dei boschi circostanti questo castello, era una meraviglia da vedere. La città, una città mineraria magari, è un qualcosa che dà anche fascino. E questa cosa spesso combatte con l'idea del Medioevo, epoca cupa, epoca dura, epoca in cui battaglie e sangue scorrevano a fiotti, in cui ferro e incudine erano i principali attori, no? Di quelle che erano la vita quotidiana del Medioevo. Ecco, non solo c'è una ridente città che organizza una sagra, c'è un mercante che vende i suoi tessuti sfarzosi, e queste cose sono presenti nel Medioevo, e un gioco che vuole simulare questo periodo in questa maniera deve tenere conto anche di questi elementi. Di conseguenza, ecco la prima novità di Kingdom Come Deliverance: sì simulazione, sì medioevo, sì passione, sangue, guerra, ma anche momento di ammirazione di quello che è un ambiente che tuttora, se si va in Repubblica Ceca, si può ammirare. Chiaramente, Monsieur de la Palisse direbbe che abbiamo scoperto l'acqua calda, però non è che se adesso andate trovate lo stesso castello, cioè lo trovate un po' di anni dopo in condizioni differenti, però chiaramente se magari beccate la giusta giornata a mirare i boschi circostanti il castello, insomma, o la città mineraria presente all'interno di Kingdom Come Deliverance 2, sicuramente vi rifate gli occhi. Nel gioco vi rifarete gli occhi, almeno secondo gli sviluppatori. La storia continua, altro elemento.
narrativamente parlando, siamo davanti a un sequel. Di conseguenza, la paura di potersi godere o non godere questo gioco in base a se si ha giocato o meno il primo capitolo, sicuramente è presente in voi. Attenzione, ve lo dico. Insomma, avendoli anche intervistati all'epoca di Kingdom Come Deliverance 1, so di chi stiamo parlando, persone attente a queste cose, potrete godervi l'esperienza senza nessun tipo di problema. Questione gameplay. Il gioco sembra essere rimasto sostanzialmente lo stesso, evoluto, migliorato tecnicamente. Adesso poi finiremo quest'anteprima parlando di quanto è bello, almeno in base a quello che abbiamo visto. Più profondità nelle scelte morali e non solo, più profondità anche nel combattimento. Partiamo da quest'ultima parte, che è più sbrigativa, diciamo. Nuove armi, balestre, possibilità ovviamente di avere un combattimento all'arma bianca stratificato, molto strategico e soprattutto divertente, perché Kingdom Come Deliverance 1 comunque nel momento in cui entravi nel momento simulazione e assorbivi le meccaniche del gameplay, andando poi avanti a personalizzare Harry, diventava anche divertente. L'inizio era un po' traumatico, penso, almeno da quello che hanno detto, che anche questo inizio per nuove persone che si vorranno approcciare sarà un po' meno traumatico nel 2. Bisognerà però provarlo con mano, a parole, siamo tutti bravi. Quindi, balestre. Quindi ottimo combattimento distanza arma bianca, sarà interessante vedere tutte le armature, l'accuratezza con cui verranno riprodotte, sarà molto divertente. Diciamo che, insomma, se, vi faccio un esempio, più stratificato di Chivalry, però su quella falsa riga lì, ovviamente combattimento in prima persona. Questione morale, invece, scelte. L'idea del più profondo è proprio questo, cioè cerchiamo di amplificare la sensazione di simulazione portando quelle che sono alcune dinamiche della vita reale all'interno del gioco. Di conseguenza, quello che vi posso dire è che si cercherà, almeno stando alle parole degli sviluppatori, di proporre una situazione causa-effetto molto più impattante. Quindi, se voi vorrete fare i marpioni, rubare in giro per la città, lo potete fare, ma avrete implicazioni più profonde rispetto al primo. Probabilmente vi verranno a cercare, probabilmente tante persone a causa del parla-parla sapranno di voi e di quello che avete combinato, e quindi diciamo che cambiare approccio in corsa potrà essere più difficile. Però questo è Kingdom Come, cioè RPG, GDR simulativo di vita medievale al 200%, e questo rimane con implicazioni maggiori rispetto al passato. Tecnicamente, infine, graficamente, esteticamente, è sembrato onestamente iper pompato, per usare un termine chiaramente tecnico. Quindi è molto bello da vedere. Già il primo era decisamente soddisfacente, come colpo d'occhio, ma questo ci è sembrato, nei momenti di scontro, di battaglia, molto sporco. Sentivi la pesantezza dei colpi, sentivi l'impressione di, cavolo, quando c'è quell'esplosione, urca, deve aver fatto dei danni. E queste sensazioni che provi nel guardare questo gioco sicuramente sono buone da percepire, un buon inizio, diciamo così, ma anche nei quei frangenti di gameplay, se il gioco doveva riflettere la magnificenza dell'ambiente, si è visto proprio quasi un incanto, ok? Quasi un ambiente fiabesco nella magnificenza dell'ambiente, tipo della foresta, e molto diciamo seguito di quelle che erano le sensazioni del primo negli ambienti chiusi, quindi la durezza della battaglia, quindi la cupezza di lo stare magari all'interno di un cunicolo, e poi, dicevo, appunto, tutta la novità di questa
magnificenza invece dell'ambiente aperto che ti deve avvolgere, ti deve dare quello scorcio del sole che passa tra i rami mentre il cervo corre. Devo dire che almeno da quello che abbiamo potuto vedere noi si è cercato di andare verso questo dualismo di sensazioni che cozzano tra di loro, nel senso combattono dentro di te per dirti che guarda quanto è oppressiva questa porzione di gameplay, guarda che respiro aperto che puoi avere, no? Inala queste sensazioni bellissime. Di conseguenza questo è stato. Avremmo voluto vedere di più, avremmo oggettivamente voluto provarlo. Spero che ci sarà modo sicuramente. Diciamo che le prime impressioni riguardanti Kingdom Come Deliverance 2 sono decisamente positive. Non vedo l'ora di potervi approfondire ancora di più le meccaniche di gameplay. Vi ricordo di seguire Game Experience su tutti i suoi social, ma soprattutto sul suo incredibile sito, dove troverete non solo i miei articoli ma quelli di una pletora di redattori che sono pronti a raccontarvi il mondo dei videogiochi come deve essere fatto, approfonditamente, spassionatamente, appassionatamente. E grazie a tutti ragazzi, soprattutto scrivete qua nei commenti quanto affascinante è Simone Milone. Ciao.